Bentornati su Murder in the Alps, il videogioco che ho portato un po' di giorni fa. Non so quanto tempo fa sia uscito l'episodio perché lo sto registrando subito dopo. Se vi ricordate, abbiamo trovato il cadavere del professor Kinski, mi sembra che si chiamasse così, e ora dobbiamo chiamare l'ambulanza e la polizia, quindi muoviamoci. No, non è che non funziona, non ci sono proprio i cavi. Ma sono stati tagliati? Ah no, è proprio. Vabbè, a me sembravano tagliati, eh. Ok, ho fatto. Ora chiamiamo. Non va? Eh beh, un classico. Stasera, ma se ora di colazione. Ok, dobbiamo risolvere un piccolo rompicapo. In realtà non è rompicapo, dovevamo solo aprire. Ah. Un'auto. Molto strano. Prima di sicuro non c'era ed è. Sembra schiantata nella neve. Ok. Great, davvero great. È morta una persona. È fantastico. Ho trovato una foto. Wow. Ha detto, non è stato tradotto in italiano, ma ha detto abbiamo avuto lo stesso problema qualche anno fa. Quindi siamo più o meno nel 1930 e qualcosa. È vero. Vediamo. Ah. Ah, ok, mettiamo l'album fotografico. Mettiamo la foto. Ok. Un altro bellissimo rompicapo. Per prima cosa, ovviamente, come in tutti i puzzle che si rispettino, si trovano i bordi, almeno io faccio così. Questo abbiamo adesso finito. Quindi abbiamo già ricomposto due foto. Già. Ah, quindi potrebbe morire anche il professor Clark, eh? Beh, in realtà mi sembra più importante quello che è appena successo che la cena, eh? Però. E questo è già un classico. Addirittura nell'Himalaya. Anyway, how long does it usually take?
Siamo nei guai. Mi dissocio da quest'italiano, Giovanni Rossi. E ci risiamo, mi sa. Oh no. Stanza 2, vediamo. Io che non mi ricordo neanche chi sia Dottor Armand, ma vabbè. Eh già. Ok, vediamo. Dobbiamo trovare l'Africa. Bene, abbiamo trovato l'Africa. Incredibile. Oh, ok, un coltello. Qui abbiamo una siringa, cappello, uncino, vediamo l'uncino. Ah, ghianda, eccola. Ma anche qua non c'è la maniglia, ma allora, ma si dimenticano di mettere le maniglie, ma... Oh, l'uncino, eccolo. Vediamo qua intanto che ci prendiamo la roba. Ecco il teschio. Consuma energia, eh? Cliccare consuma energia, quindi dovrò registrare in più giorni queste puntate, ma va bene. Ah, ecco a cosa serve la chiave, bisogna aprire il mappamondo. Vai, andiamo. Vediamo cosa c'è. La maniglia. In questo hotel c'è la mania di nascondere le maniglie, non si sa perché. Dov'è sto 14? Ok, utilizziamo un indizio. Ah, eccoli. Qui cosa abbiamo? Un monocolo? Ah no, un papavero, ok. E anche il monocolo, abbiamo finito. Con la siringa che facciamo? Cosa? Ulla, oh no, Ulla. Ullala, è morta. Dov'è che era? Era qua, vero? Sì. Oh diavolo. Esatto, mi sembra molto strano. Ora vediamo di indagare un attimo in questa stanza. Ok, qui possiamo aprire. Cosa abbiamo? Ok, cerchiamo queste cose. Ah, qua bisogna ricostruire una matrioska, credo. Che diamante! Ah, qua c'è il pezzo della matrioska, ok. Un fiocco. La ballerina, eccola. Un gatto, vediamo un gatto. Dov'è il gatto? Il gatto, eccolo. Campana, è lì. E il cane per ultimo, eccolo. Ah no, manca ancora la spada e l'ippopotamo. Qua dobbiamo aprire, vero? C'era anche l'accendino da prendere. Ah, ecco, deve fare girare questo. Ok, e l'ippopotamo, eccolo. Ora manca solo la spada. Eccola lì. Abbiamo fatto. Ma cosa ci serve? Spero che voi sentiate l'audio dello schermo. Sono un po' dubbioso sul dottor Hartman. Sì, comunque questa stanza è molto in ordine, devo dire. In reception non c'è nessuno. Eccolo, dottor Hartman.
cosa. Have you been to Ulla's room recently? In a wheelchair? Is this some kind of joke? Oh, I'm sorry. I didn't mean... How did she die? We don't know. Claudia says it may be another heart attack. A heart attack, yes. That sounds correct. What do you mean? Never mind. If you have no more questions, then I would like to return to my book. Please excuse me. Proprio menefreghista della situazione. Where is everyone? It's late. While we are alone, I want to discuss something with the two of you. Sentiamo. Yes? I have been running this hotel for 25 years. I have never seen two people dying. And in 2 days. And 2 heart attacks. This is just impossible. I agree with you, Otto. It's very unusual, to say the least. Do you believe it is possible to simulate a heart attack? I believe it's quite possible, yes. Forse con del veleno, magari sto dicendo incredibili cavolate. Someone with medical experience? Exactly. Now, 2 people were missing at dinner this evening. Ulla and Dr. Hartmann. We found Ulla dead in her room. Did you find Dr. Hartmann? Yes, I did. And he acted odd. He asked me what happened to Ulla. And when I informed him of her heart attack, he murmured, "That sounds correct." I think he's somehow involved in all of this. I agree. But what should we do? Secondo me ci sono più colpevoli, non solo uno. I have an idea. If Ulla's heart attack was brought on, then we will probably find something in her room to prove it. We should also examine her body. Let's go then, shall we? Yes, we'll need a magnifying glass. Do you have one, Otto? Oh yes, it should be. Somewhere in the kitchen. Anna, can you go and find it? We will wait for you in Ulla's room. Ok, dobbiamo andare ad esaminare il corpo, ma io vi lascio così e ci troviamo alla terza puntata di questa serie. Mi raccomando, non mancate se la situazione vi sta intrigando anche a voi. Alla prossima puntata.